buonasera. Ciao Roberto, grazie mille. Scusate, dov'è il pubblico? Cioè, neanche un'ovazione, un lancio di reggiseni, che cosa sono venuto? Vabbè, ci dispiace accoglierla senza pubblico, ma lei ha anche la mascherina, quindi insomma è tranquillo. Guardate, la mascherina è per Adriano Panatta, so che nei weekend ha delle frequentazioni ad alto rischio. Sì, volevo cautelarmi. Quei famosi massaggi romantici. Peraltro, volevo informarvi che dopo la puntata questa mascherina griffata verrà messa all'asta. Sì, vediamo che ce l'ha su eBay, 6.000 euro come prezzo base, c'è sopra il mio DNA. Ma che cosa, Morgan? Lei ormai è il punto di riferimento per l'informazione scientifica, va in un sacco di trasmissioni. Esatto, a questo proposito volevo ricordare che domani sera sarò all'Eredità, sì. Mercoledì come l'Eredità? Venerdì alla Prova del Cuoco e anche ad Amici di De Filippi, faccio il coach della squadra blu. Queste sono cose sue. Comunque, la scienza finalmente, anche se come dire, in questo modo ha trovato spazio in TV, è anche merito suo, bisogna dire. Questo è vero. Sono molto contento, specie se consideriamo che siamo nel paese dove Paolo Fox fa il picco di ascolti. Vabbè. E il mago Don Nascimento per anni è andato a vendere a peso d'oro pacchi di sale grosso contro il malocchio. Adesso non rivanghiamo queste cose qua, piuttosto veniamo all'attualità. Gli italiani vogliono sapere a che punto sono le ricerche per il vaccino, che attualmente non c'è ancora. Sì, vaccino. Sì. Adesso voi italiani volete il vaccino. Ma sì. Non è che vogliamo. Dopo che siete andati avanti per anni a fracassare i maroni con il vaccino fa male, è tutto un business, dentro c'è l'olio di palma, l'amianto, adesso voi volete il vaccino. Guardi lui perché io... Mi dispiace, caro che si soglu, il vaccino non c'è. Ma non può fare ripicca su queste cose. Parli con me che io non sono mai stato come quello là. Ecco, quale può essere una data attendibile per il vaccino? C'è chi parla del 2021. La data la stiamo ancora scegliendo con il mio agente. Adesso ho un libro in... Ah, c'è un agente pure. Sì, ho un libro in promozione. Adesso mai lanciare due prodotti sul mercato nello stesso tempo. È la regola base del marketing. Ecco, per il vaccino abbiamo deciso di aspettare ancora un pochettino, magari sotto Natale. Così come viene bene anche come idea. Scusi, regalo. Ma insomma, in che senso lei ha deciso... Cioè il vaccino... Esiste già, quindi? Già. Beh, esiste. Per esistere, esiste. Quello è il meno. Lo abbiamo scoperto una settimana fa ad un convegno di virologi a Copacabana. Copacabana? Sì, accidentalmente ci è caduta un'aspirina in un bicchiere di Capirosca e tac, il vaccino. Guarda tre volte. È la scienza. Ma se ce l'ha, deve metterlo in circolazione, avvisare il governo. Sarebbe meglio. Ah, il governo. Sì. Questo governo. Quel governo che quando c'era da scegliere il testimonial per la campagna di sensibilizzazione, chi ha scelto? L'abbiamo visto, Amadeus, guardate che faccia. Vi sembra uno Burioni. Rassicurante, chiedo Burioni. A voi. Cioè, ragazzi, questo, se tira uno sternuto a Milano è capace di contagiare l'intera Patagonia. Ma cosa è un'arma di distruzione di massa. Ma la battuta sul naso, dai. Allora, io mi attengo alla scienza. Sì. A che ora finiva il festival di Sanremo? Alle 3 di notte. E se non si dorme, le difese immunitarie precipitano. Calma. È arrivato il coronavirus, ha trovato tutti gli italiani distrutti, sfibrati, con gli anticorpi ridotti al minimo. È tutta colpa di Amadeus. Vabbè, lasciamo stare Amadeus, è solo per favore, è stato bravissimo. Povero, tanto povero Amadeus. Mentre io passavo le notti a studiare i linfociti, lui che cosa faceva? Faceva il DJ in discoteca, circondato da centinaia di svagonate di patate. Esatto. C'è una meritocrazia in questo paese? No. E se ci fosse una meritocrazia, sarei io a condurre il festival di Sanremo. L'hanno caduto anche Cagni e Porgi. Beh, adesso non faccia il permaloso. Permaloso, allora sono permaloso. Allora sapete, se sono permaloso vi meritate tutto, vi meritate il coronavirus, la peste, la prostatite cronica, anche il Novax e persino il Genoa in Serie B. Sapete che cosa vi dico? Ma il vaccino è adesso? Ha dato la chiedere ad Amadeus al vaccino, io me ne vado. Troppo permaloso comunque.